signori Daniel Livesin. Ma questo momento ha avuto a sua volta bisogno di essere creato, e la creazione di un momento come quello di oggi, che ha dietro tantissimo lavoro, la dobbiamo a una persona sola. Claudio Balestri, presidente di Oikos, prego, faccia partecipare. Presidente, due parole per inquadrare la giornata. Benvenuti a tutti. L'emozione è forte anche per me, è comprensibile, anche perché essere in questa aula nuova, rinnovata, quindi anche per cui il piacere di essere in questo spazio completamente rinnovato e poter parlare in una compagnia del grande maestro architetto Daniel Livesin è sicuramente un'emozione che comprenderete. Abbiamo fatto un percorso insieme e stiamo continuando questo percorso con il grande maestro per studiare, ricercare cosa il colore, la materia possono dare in più all'architettura, al design, ai luoghi in cui abitiamo. Un filo conduttore che ci ha animato è stato quello dell'innovazione, della ricerca, ma soprattutto della sostenibilità. Chi conosce Oikos sa che da 30 anni portiamo avanti questo principio, che è il principio della salvezza del nostro futuro, perché se non sappiamo rispettare il futuro non ci sarà più un futuro. Gli architetti, i progettisti sono coloro che progettano e mettono un segno forte per il nostro futuro. Loro progettano e devono progettare nel massimo rispetto e con la massima sostenibilità. Oikos da 30 anni si è fatta portavoce di questi principi. La ricerca dei propri prodotti è stata sempre utilizzata e fortemente ha spinto il mercato perché andasse in quella direzione. Oggi parlare di sostenibilità è all'ordine del giorno. 30 anni fa non era nemmeno nel vocabolario, come dico io. Bene, non voglio rubare tempo, non voglio tediarvi con queste cose che le conoscete, ma oggi è una grande giornata perché il maestro ci spiegherà e per la prima volta affronterà in pubblico i temi del colore, della materia, dell'utilizzo di questi. E veramente sarebbe una giornata che si ricorderà e che noi abbiamo avuto il piacere di potervi dare, di poter assistere a questo momento. Io sono grato e ringrazio Dani, perché abbiamo ormai instaurato un rapporto di amicizia e poi nel modo più semplice che viene svolto, no? Con ci si dà del tu, noi ci diamo del tu con grande piacere e veramente io ringrazio tutti voi per essere venuti, per aver aderito al nostro invito e ringrazio ancora una volta il grande maestro Dani.